Bentornati a Memoria 8-bit, rieccoci a questa serie di video estivi leggeri leggeri che, se vi piacciono, ovviamente possono diventare anche altri, così parlando di alcune cose che magari ho che possono essere argomento di discussione, come in questo caso un pochino di casette della Mulino Bianco e qualche sorpresina comunque da vedere qua dentro. Ci sono già dei video, fra l'altro, sulle sorpresine del Mulino Bianco qui sul canale, quindi vi invito a cercare la stessa playlist dove sto caricando anche questi video qui, cioè oggetti a 8-bit. Magari qualcuno di voi ancora non era neanche iscritto quando facevo questa tipologia di video, fatemi sapere ovviamente con un like, con un commento. Già che ci siamo, vi dico che sto cercando di aprire, in realtà era già stato aperto, il canale Twitch. Questo lo sto facendo perché qui sul canale YouTube ormai c'è una certa staticità dal punto di vista di quello che sono i nuovi iscritti. Il mio scopo ovviamente non è di abbandonare YouTube, questo lo specifico, ma semplicemente di ampliare il pubblico in modo che poi qui su YouTube possano anche tornare dei video di un certo tipo, perché oggettivamente ci sono pochissimi stimoli in questo momento, non da parte vostra, ma dalla piattaforma in sé. Sicuramente in qualche modo fare qualcosa di diverso mi può portare a ritornare a fare determinate cose. Quindi vi chiedo un supporto gratuito normalmente, quindi iscrivetevi al mio canale Twitch, trovate il link qui sotto in descrizione. Guardiamo subito queste casette. La prima, quella a cui sono più affezionato, è quella della cartoleria. Questa, quando ero bambino, proprio l'ho voluta a tutti i costi, raccogliendo i punti, credo a memoria che fossero 50. Vediamo se qualcuno di voi ricorda meglio tutto questo. Questa che vedete quindi effettivamente è la mia casetta di quando ero bambino, non proprio integralmente, perché poi negli ultimi anni, dato che qualche pezzo era andato perso, si era rovinato, ne ho comprata un'altra per poter riuscire a integrare tutto quello che mancava. E guardate che meraviglie che si riuscivano ad avere, cioè erano proprio un mondo di cose. Questa aveva il bellissimo Temperamatite, qui fantastica questa cosa. Poi le forbici, chiaramente a punta arrotondata, già all'epoca. Poi qui, fra l'altro, ci sono anche proprio gli adesivi con scritto che cosa sono le cose. Qua c'è scritto colla, non è proprio incollata, però è chiaro che si è completamente asciugata, però funzionava in questo modo. Bellissimo, bellissimo. Questa era una delle mie cose preferite in assoluto, cioè, infatti questo l'avevo finito e l'ho cambiato. Lo scotch trasparente nella Mulino Bianco, con il simbolino, ovviamente con il piccolo mugnaio. Poi abbiamo la gomma, che in questo caso è una gomma normalissima, chiaramente adesso è un mattone, cioè questa cosa, se la lanci, è un'arma contundente che può veramente far del male fisico. Sotto c'è la lente. La usavo, nonostante tutto, si è anche appena staccata. Olè. Fra l'altro tutto questo arrivava in pacchi con tutto da assemblare. Da questo lato, altra cosa che io amavo, c'era il... Bellissimo questo, no? Il metro. Questo l'ho usato tantissimo, cioè la pinzatrice, il bucafogli, questo non pinzatrice, bucafogli, questo lo usavo veramente tantissimo. Non so cosa se ne facessero i bambini normali della bucafogli, ma io lo facevo. Poi c'era questa cosa incredibile, perché poi, ecco, questo è difficilissimo da aprire, ora lo faccio nel tempo. Intanto la pinzatrice era qua dentro e guardate che meraviglia che è. Stupendo, cioè con il sacco di frumento,
meravigliosa questa cosa. Poi c'erano delle graffette, che insomma qua ce n'è una sola, però sempre brandizzate, bellissimo, con la casa del mulino bianco. Ah no, c'era qualche altra spilletta, semplicemente sono cadute all'interno, ovviamente di diverso colore, qua c'è verde, blu, c'è anche gialla, non le prendo altrimenti perdiamo altro tempo, bellissimo anche questo, per poter sia avere una squadretta, ma anche, ci sono i numeri e basta, però queste cose da bimbo ti facevano un grande effetto. C'era anche il righello con invece le lettere, e poi se riuscirò mai ad aprire questo, che è veramente impossibile, ci sono le cartucce, ecco, cadono intanto graffette, le cartucce della stilografica. Ce la farò mai senza scassare tutto? Proviamo con una graffetta, niente, è troppo impossibile. Provo con... Vabbè, lasciamolo intanto da parte, che poi quello mi faceva impazzire, perché non è che poi all'interno c'era una penna stilografica. Cioè, quale bambino aveva veramente bisogno delle cartucce della stilografica? Si aprirà mai. Invece questa qui, che è quella dei giochi, è incredibile. Proprio incredibile. È chiaro che io con quella impazzivo, perché mi piaceva disegnare, perché quindi già da bambino disegnavo, ma devo dire che questa, secondo me, è la casa più incredibile di tutte. C'è un sacco di roba. Vi dico, ad esempio, qui abbiamo i dadi. Metto da parte, altrimenti poi si cominciano a confondere. Qui abbiamo il gioco con le biglie che devi infilare nei buchi, devi farle arrivare tutte sotto, eccetera, eccetera. Qui c'è qualcosa che probabilmente è caduto. Qui invece ci sono sempre pezzi che poi si smontano un po', perché queste sono carte di un'altra cosa che ora vedremo. Qua ci sono le immancabili gomme, che sempre pallottole in questo caso. Ops, questo qua, indovinate che cosa era? Una specie di ruota con cui c'era un gioco, perché qui vedete ci sono tutta una serie di consonanti messe insieme, uno lo guarda così, ma di che stiamo parlando? In realtà, adesso ci arriveremo, c'è il libretto con le spiegazioni per giocare a tutti i giochi. Questo è sempre un temperamatite. Qui, fantastico, per mettere, ci sono sia gli anelli da un lato che le bie dall'altro. Per provare a... ne metto due, per capirci. Ah, mi ero dimenticato qui, che lo sto vedendo adesso qua, la calamita. Anche questa, ecco qua, la calamita. Mentre invece qui credo che sia completamente vuoto. Ah, invece no, anche qui c'è una calamita. Cambia chiaramente la grafica, diciamo così, perché comunque avevano sempre delle piccole differenze. Allora, questa casa, guardate qui, si apre improvvisamente, e infatti qua abbiamo un altro gioco da cui venivano quelle carte, che è una specie di, diciamo, di trivial, cioè con le domande e le risposte da un lato, con un sacco di domande. Poi abbiamo chiuso, questo è una specie di battaglia navale probabilmente. Cioè, c'è un delirio di roba, ragazzi, non avete idea. Qua me ne faccio vedere qualcuno, perché c'è il domino. Il domino! Li rimetto qui, non lo posso mostrare che crolla tutto. E poi diventava ancora più complicato, perché in realtà, a parte queste cose che continuano a esserci qui dentro, questi pezzi di mulini da costruire che servivano anche per altri giochi, qui c'è di tutto, ragazzi,
Cioè, c'è questa roba che non so che cosa sia, ci sono delle pedine che sono qua. Tutto questo perché, e qua viene la parte più ulteriormente complicata, aprendo qui sotto, ce la posso fare. Ecco, ecco, c'erano più giochi perché qui abbiamo, vi ricordate la battaglia navale, appunto, quindi qua ci sono sia tutte le navi, sia anche tutti i pionini da mettere. Ah no, allora il coso della battaglia navale è un altro, però, cioè, ripeto, adesso la leggenda che ora vi farò vedere. Da questo lato, cioè, che roba incredibile, ci sono i pezzi sia degli scacchi che della dama. Pazzesco. Tutto questo perché aprendo poi qui, ops, oltre ad avere tutte quelle caselle, tutte quelle cose che servono in più, come vi ho detto, molti giochi magari non sono comprensibili a vederli così. Qua c'è sempre il coso della, per segnarsi, penso, la battaglia navale. Si arrivava poi a vedere il fatidico libretto col mulino delle meraviglie, ma sotto il libretto, per capirci, se riesco ad aprire interamente, perché ci sono le cose incastrate, per quanta roba c'è, si incastrano le cose, quindi non riesco ad aprire il cassettino perfettamente. Ce la posso fare? Dai, c'è una pedina che mi blocca tutto. Oh, apre, no, c'è ancora altro. Oh, adesso sì. Aprendo questo fatidico cassettino, ci sono tutte le plance per giocare a tutti i giochi che sono previsti. Quindi da questo lato c'è la scacchiera, da questo c'è quest'altro gioco, quest'altro gioco, quest'altro gioco, quest'altro gioco, quest'altro gioco, quest'altro gioco, quest'altro gioco. Ma vi rendete conto? Quest'altro gioco, quest'altro gioco, quest'altro gioco, quest'altro gioco e tutti, tutto quello che abbiamo visto spiegato poi qui. Per poter giocare a tutte le cose che abbiamo visto, anche le cose che in questo momento, con tutte le regole ovviamente di ogni gioco, inseguire lepre, volpi e oche, mondo quiz, percorso indiano, e poi battaglia navale, mulinando, eccetera, eccetera. Tutto nel mulino delle meraviglie. Incredibile, ragazzi, quello che riuscivamo ad avere. E poi molto velocemente vi faccio invece semplicemente vedere questa bellissima. Io ho un paio di queste cassette, ci tengo infatti apposta delle altre cose dentro, che davano anche queste con i punti, forse con una determinata spesa. Ci sono dentro cose che avete già visto nei video, quindi non le faccio rivedere, cioè tutte le gommine del Mulino Bianco. Ci sono anche alcune sorpresine, mentre le altre le ho nella valigetta, ma ci sono anche, perché le sorpresine non erano soltanto nelle classiche scatoline di fiammiferi, ma anche in questi barattolini. Barattolini che tra l'altro mi sono stati donati da un utente che ringrazio ancora tantissimo, anzi una coppia, ora che mi ricordo, che mi ha portato la maggior parte di questi barattolini a Lucca Comics. Anche qui dentro c'è una sorpresa, in questo caso non c'è più niente dentro, ma sono tutti bellissimi, sono tutti con queste illustrazioni fantastiche. C'era veramente un mondo di illustrazioni stupende legate a tutto quello che erano le sorprese e i regali e le cose a punti del Mulino Bianco. Detto questo, fatemi sempre sapere se vi piacciono video di questo tipo e ne posso fare altri da caricare in questi giorni. Vi ricordo anche che se volete magliette del genere, sul sito di pampling.com c'è il mio codice sconto che è memoria8bit. Lì potete comprare magliette, potete comprare felpe, mascherine addirittura per adesso, tutto con il 20% di sconto grazie al mio codice sconto memoria8bit. Qualsiasi cosa voi compriate, memoria 8 bit scritto tutto maiuscolo. Iscrivetevi al mio canale Twitch, è un grandissimo altro modo per supportarmi. Probabilmente stasera stessa farò una diretta. Che la forza di Grayskull sia con voi.